Eccoci qui tornati dopo questo splendido brano proposto da Gianna Nannina, Amandoti, targato CCCP esattamente. E adesso passiamo al nostro secondo ospite, che è un attore, regista e autore, diplomato alla prestigiosa Accademia Drammatica del Teatro dei Filodrammatici di Milano, un'istituzione che ha ben 300 anni di vita e ha portato in scena classici come Goldoni, Shakespeare, Pirandello e Aristofane. Tra le ultime cose portate in scena, vestendo i panni glamour di John Crawford, che fine hanno fatto Bette Davis e John Crawford con il suo di Jane Merebuff, accanto al suo amico Gianni De Feo e diretto da Fabrizio Bancale. Spettacolo che avrebbe dovuto essere in scena lo scorso 11 febbraio al Teatro Lo Spazio. E allora saluto e ringrazio Riccardo Cassagnari. Buongiorno Riccardo! Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come andiamo Riccardo? Tra coloro che stanno sospesi, come tutti purtroppo, esattamente. Perché esattamente a un anno di distanza non è cambiato nulla. E non si vede la fine, tra l'altro. E non si vede la fine, perché questo tunnel è molto, molto buio e molto lungo. Quindi tu tra pessimismo e possibilismo come la mettiamo? Ma guarda, questa data del 27 è assolutamente improbabile, perché non ci sono le possibilità di andare in scena col pubblico ridotto al 25%. Certo. Stavo leggendo un post del teatro, di uno dei tanti. Sì. Però i teatri piccoli soprattutto, è un post del Nuovo Teatro Sanità, che ha 90 spettatori. Che vorrebbe dire 20 persone a quel punto, no? Quindi fatto tutti i conti, fatto tutte cose, tolte le spese, siccome poi il 30% va al teatro e il 70% va alla compagnia, al teatro spetterebbero 59 euro e alla compagnia 140. No, è una cosa folle. Capiamo bene ti volevo dire, ma secondo te, adesso so che Franceschini li fischiano sempre, ormai gli fischeranno da un anno le orecchie, no? Non solo quelle. Ma non ti pare che sia stato veramente intempestivo con questa uscita? Anche creare delle false aspettative, ma che senso ha sapendo le condizioni? Perché non è che si programma un fine stagione all'ultimo momento, devi chiamare le compagnie, mettere d'accordo, cioè una serie di problematiche non indifferenti, insomma. Ma sicuramente, infatti io non invidio per niente la posizione dei direttori di teatro, perché in questo momento sono veramente allo sbando totale. Certo. No, i teatri non si dovevano chiudere. Questo è poco ma sicuro, e magari in situazioni non ci sono statistiche in cui vengano evidenziati dei contagi in teatro, quindi veramente i teatri hanno fatto di tutto per mettersi in regola, per sanificare la sala ogni volta che finisce uno spettacolo. Io l'ho visto col Teatro Lo Spazio, dove mi sarei dovuto esibire adesso. E quindi erano super controllati, quindi è stato una scempiaggine. Sì, anche perché poi perché aprire i centri commerciali invece? Ma infatti siamo sempre lì. Cioè ci sono veramente delle, non si capisce la razza di alcuni provvedimenti, no? Mezzi pubblici, strafollati. Appunto, quando per mesi si è detto, ma guardate che la criticità sta proprio nei mezzi di trasporto, no? Insomma, dove comunque per quanto uno possa dire, attenzione, capacità ridotta, però erano sempre ammassati, voglio dire. Cioè di cosa stiamo parlando? Ma poi, proprio in virtù di questa chiusura che ormai dura da un anno, bisognava fare uno studio molto serio e dettagliato su come riprendere l'attività artistica e su come rifondare un sistema teatrale che, bene o male, era già in crisi prima della pandemia. Certo. Quindi rifondare completamente tutto, però confrontarsi con i lavoratori, con le associazioni. Invece non è stato fatto nulla di tutto questo. Vero. E quindi riaprire per riaprire è una barzelletta che purtroppo non fa ridere. Perché a quel punto, nel momento in cui si apre un teatro, vengono meno i ristori, Riccardo, giusto? Ma anche se ci fu, a parte che quelli che sono stati dati sono stati dati in ritardo, quando sono stati dati, ma non fanno, insomma, noi abbiamo anche la necessità di vivere spiritualmente, perché veramente
già si lavorava poco, tra virgolette, e prendevamo quella boccata d'ossigeno quelle poche volte che si tornava in scena. Adesso non abbiamo neanche più quell'ossigeno lì, che oltre ad essere economico è anche e soprattutto artistico, perché certo, comunque lo e non può essere certamente il palliativo dello streaming, Riccardo. Guarda, io purtroppo sullo streaming sei tranchant. Non è teatro, è un'altra cosa, sì, ma allora certo, ci dobbiamo inventare un sostituto al teatro? No, per carità. No. Però sai che anche tra i tuoi colleghi c'è chi lo sostiene, chi l'ha sostenuto molto pesantemente, no? Sì, ahimè. Lo so. Però guarda, io ti dico, dal mio punto di vista, io ho 20 certo, anni che faccio Marlene di The Legend. Lo so, certo. In 20 anni c'è stato un numero pazzesco di repliche che non abbiamo neanche contato per scaramanzia. E io ti posso assicurare che ognuna di quelle repliche non è mai stata una uguale all'altra. Questa è la bellezza del teatro, naturalmente. Questa è la bellezza del teatro, perché sì, magari l'applauso viene allo stesso certo, punto, però la risata viene allo stesso punto, la commozione viene allo stesso punto, ma ogni spettacolo è diverso da quello successivo. È un unicum, no Riccardo? Ogni serata è un certo, unicum. Quindi come facciamo? Facciamo cinema, facciamo fiction, certo, ma non è teatro, purtroppo non è teatro. Senti, facciamo una breve incursione in questo spettacolo, appunto, che avresti dovuto portare te e il grande Gianni De Feo allo spazio, no? Che fine hanno fatto Bette Davis e John Crawford, che voi avevate proposto già all'Off of Theater, no? La sì, passata stagione. Sì. Bellissimo, io l'ho visto, mi sono molto divertito, devo dire. Voi due pazzi scatenati, questo lo dico così senza nei panni di due folli di due, esattamente, ma l'avete rappresentata splendidamente, perché poi avete messo a nudo delle tematiche, no, che un po' crudeli, se vogliamo, la paura di invecchiare, il tempo che passa, no? E poi diventano universali al di là del fatto esattamente, femminile, esattamente, ecco. E poi la disperazione, no, che poi veniva compensata buttandosi a capofitto in droga e alcol, no? E come no, certo. Che ricordo hai di questo spettacolo e soprattutto il piacere di riportarlo in scena, insomma? Guarda, una grande nostalgia, perché appunto quest'anno è saltato. La grande fatica e lo studio per metterlo in scena, perché comunque ci dovevamo confrontare con due belve del palcoscenico e della celluloide pazzeschi. È stata una bellissima avventura, perché poi ci ha fatto conoscere anche Fabrizio Bancale come regista, no? E adesso anche come amico. Quindi devo dire che è stato una scommessa iniziale, perché sì, comunque era la prima volta che i due ruoli venivano fatti da uomini, certo, è vero. Da due uomini, perché sia in Francia, dove nasce lo spettacolo, sia poi a Madrid e a Barcellona, dove è stato rappresentato, sono sempre state due donne. Certo. Quindi una bellissima avventura che avremmo voluto, chiaramente, avremmo sperato che potesse continuare, però sicuramente tornerete a riproporlo, naturalmente, appena tutto questo sarà concluso. Tutto questo sarà concluso, sì, io lo dico con molto scetticismo. Tocchiamo ferro. E io poi volevo chiudere questa nostra simpatica chiacchierata, caro Riccardo, ricordando anche di uno spettacolo al quale tu sei particolarmente affezionato, che è Made in Italy, in ricerca del genio perduto. Certo. Tu sei molto uno spettacolo che tu hai portato tanti anni fa in scena, ma che avevi riproposto alla Sala Paolo Poli, ma proprio in quel frangente è successo, diciamo, quello che è successo. Anche lì purtroppo rimandato. Esatto, rimandato, no? Se non addirittura soppresso, perché devo dire la Sala Paolo Poli è deliziosa, ma è minuscola. Ah sì, lo so, è un piccolo salottino, insomma, è per pochi intimi, diciamo così. Certo. Però questa bella carrellata, no, tra Petrolini, Paolo Poli, Vando Siris, no, cioè tutti questi... No, è davvero un bello spettacolo di ripasso. È vero. Ma non in senso nostalgico, ma in nostalgico sì, perché il bello purtroppo non è più di moda, ahimè, ce ne rendiamo conto spesso. Però era un'antologia proprio anche per i giovani e per chi queste tappe importantissime del teatro, della rivista e della televisione se le erano perse. Ed è stata una bella avventura anche quella, perché anche a me mi ha fatto fare un balzo indietro. Notevole. Perché noi apparteniamo a quella generazione, caro Riccardo, e quindi
ricordiamo perfettamente che grandi artisti fossero questi, no? Guarda, infatti io mi reputo molto fortunato perché certo, quella generazione concordo. Lì ha ancora avuto la possibilità di vedere dei grandissimi interpreti sul palcoscenico e dei grandissimi spettacoli che hanno fatto la storia del teatro, ma che mi sono rimasti dentro proprio in maniera vivida, come se l'avessi visti ieri. Nella carne, insomma, dai. Sì, ed è per quello poi che ho deciso di fare questo mestiere sciagurato. Vabbè, hai fatto l'ottima, la scelta migliore hai fatto, Riccardo, dai. Allora, Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione, naturalmente spero di vederti insieme anche a Gianni in questo certo. splendido spettacolo che insomma speriamo... io invece devo ringraziare te per la costante presenza. Lo so, ma io sono un caterpillar io. E infatti sei un kamikaze lo so. In senso buono. No, certo. Per la costante presenza di portare luce su quei teatri che adesso purtroppo sono ancora al buio. Bene, Riccardo, io ti abbraccio forte, in bocca al lupo e ti saluto con buon teatro. Grazie, viva il lupo e buon proseguimento. Ciao Riccardo, ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Bene, abbiamo parlato con Riccardo Cassagnari, grandissimo attore.